ci troviamo presso la scuola Fratelli Bulandi di Albino, la scuola elementare, dove opera anche l'associazione Mamme del Mondo e con noi abbiamo appunto la presidente di questa associazione, la signora Irma Fagali. Due parole signora Fagali, come è nata questa associazione? L'associazione è nata dal punto di vista formale nel 2009, però già dal 2003 sono iniziati i primi incontri che coinvolgevano appunto mamme italiane e mamme di diversa nazionalità degli alunni che frequentano questa scuola, che adesso è diventato istituto comprensivo di Albino. Di fatto l'associazione, dal punto di vista informale, è nata all'interno dell'attività che la Direzione didattica a suo tempo svolgeva tramite lo sportello Alunni Stranieri a favore dell'integrazione degli alunni e delle famiglie immigrate. Sulla base dell'esperienza che ormai è a qualche anno che avete in corso, come prosegue l'attività? Di questa associazione? All'inizio la nostra attività è nata proprio perché eravamo agli inizi e si trattava del primo forte processo migratorio, è nata con l'obiettivo di ehm, lavorare sull'integrazione degli alunni chiaramente all'interno della scuola, ma anche delle famiglie. Nel tempo eh, ci siamo resi conto che molte di queste famiglie hanno scelto di vivere in Italia, in Albino in particolare. I loro figli frequentano da tempo le nostre scuole, i nostri primi alunni ormai sono all'università e quindi ci siamo resi conto che il lavoro deve proseguire anche fuori dalla scuola, in particolare all'interno del contesto del territorio. Possiamo dire quindi che l'esperienza è sicuramente positiva. E quanti, com è composta questa, quanti sono i membri che compongono questa associazione? Noi, essendo appunto un'associazione iscritta a diversi albi, abbiamo un direttivo, perché questo è previsto dallo statuto, le socie che collaborano e partecipano attivamente sono circa 40. Però soprattutto grazie al gruppo di alfabetizzazione e all'attività che si svolge tutti i giovedì pomeriggio all'oratorio possiamo contare su altre 20 mamme in più che frequentano appunto questo corso. In totale attorno all'associazione gravitano una sessantina di mamme con mariti e naturalmente i figli. Un'ampia intervista, un ampio servizio sull'attività di questa associazione andrà in onda nel settimanale Target in programma. Nei prossimi giorni. Da Albino lì nello studio.